Realtà virtuale e diritti concreti nell'era della cittadinanza digitale. Questo è il tema della 20ª edizione del Meeting dei diritti umani, che si è tenuto il 13 dicembre, come ogni anno, al Mandela Forum di Firenze, promosso dalla Regione Toscana e da Oxfam, a cui ha partecipato anche Khosrat Rasul Ali, il vicepresidente del governo regionale curdo dell'Iraq, da anni impegnato nella lotta al movimento terroristico dell'ISIS, che ha ricevuto il Pegaso d'Oro. Presidente, qual è la cosa più importante da insegnare ai ragazzi che sono qui oggi? La libertà, che significa anche il rispetto degli altri e quindi bandire da internet ogni linguaggio che sia pieno di violenza, di insulti. E allora internet diventa un mezzo di comunicazione che potenzia le nostre possibilità, le nostre capacità. E poi ancora la libertà di non essere schiacciati da internet, ma di mettere da parte il telefonino e di fare altre cose reali. E poi la libertà di saper apprezzare anche chi combatte per le nostre libertà, come appunto il vicepresidente del Kurdistan, che noi oggi premeremo con il Pegaso d'Oro, perché stanno combattendo contro i terroristi islamisti che minacciano anche la nostra libertà. Protagonisti dell'evento, gli oltre 8.000 studenti venuti da ogni parte della Toscana, persino dall'Isola d'Elba, veri e propri nativi digitali che hanno animato la lunga giornata con musica, slogan e spettacoli teatrali creati da loro. È molto bello perché è molto partecipato dai ragazzi. Gran parte degli interventi i ragazzi nelle varie scuole li hanno costruiti. Quindi oggi è un momento di sintesi e di riflessione, però solo la conclusione di un percorso che li ha resi protagonisti, che li ha interessati appunto in prima persona, e quindi un percorso educativo assolutamente importante su una tematica attualissima. Il meeting ha messo al centro del dibattito quella rete dove i ragazzi e adolescenti navigano durante tutto il giorno, una realtà virtuale che ha permesso di raccontare storie di violazioni dei diritti umani che altrimenti non sarebbero mai state divulgate, dalla Siria alla Birmania, dal Tibet alla Repubblica Centroafricana, ma che presenta anche lati grigi e possibili pericoli, come il hate speech, il cyberbullismo, l'istigazione all'odio e all'intolleranza. I rischi non ci sarebbero se noi insegnassimo l'uso consapevole della rete. Come ho detto durante la presentazione, io non darei mai una Ferrari a mio figlio se non avesse la patente. Non gliela darei neanche perché non ho i soldi, ma insomma. E la rete così ha una potenzialità enorme e non stiamo dando noi adulti gli strumenti. Bisogna insegnare media education nelle scuole, che è una materia obbligatoria in tutti i paesi europei, in modo tale che i ragazzi la usino in modo virtuoso, altrimenti i pericoli sono il linguaggio d'odio, il cyberbullismo. Però attenzione, che non diventi un mantra, c'è il modo di volgere tutto questo al bene. Abbiamo tantissime occasioni, tanti casi nel mondo. Abbiamo visto che la rete è davvero la dimostrazione di una democrazia, di una libertà di espressione, di pensiero, no? I nostri ragazzi, insomma, danno un po' per scontato avere la rete, avere i social, poter pubblicare un video su YouTube, e bisogna insegnargli che non è così. I diritti umani devono essere estesi, cioè ci sono davvero tanti buchi neri ancora nel mondo, ma tanti, tanti, in cui le persone non hanno una libertà di informazione, per esempio. Cioè la rete è la libertà vera, quella di sapere. Di venire a sapere che cosa accade nel mondo e poter dire la propria. Il meeting è nato per ricordare la firma dell'adozione nel 1948 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo da parte delle Nazioni Unite. L'ONU chiese già allora di far leggere e commentare il testo nelle scuole. Poi, il 10 dicembre, è diventato la Giornata Mondiale dei Diritti Umani e in 20 anni, per ogni edizione del meeting, il tema è stato declinato con una prospettiva diversa. Tanti gli interventi della 20ª edizione, dal giornalista Riccardo Luna alla blogger e attivista Lina Benmeni, da Lorella Zanardo all'attore e musicista Lorenzo Baglioni, che proprio al cyberbullismo ha dedicato una canzone.